Siamo in compagnia di Gianluca Braguzzi, Wealth Island. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Le volevo chiedere un parere per quanto concerne i mercati europei. Abbiamo visto trimestrali soprattutto sopra le attese, che è un buon segnale, senza alcun dubbio, aziende anche italiane resilienti. Che cosa possiamo attenderci per il resto del trimestre? Beh, sicuramente i dati mediamente positivi sono una componente importante per sostenere le quotazioni, che viceversa per molti aspetti di analisi tecnica e così di spazi probabilistici su base annua mostrano invece dei forti segnali di ingolfamento. E, di conseguenza, io credo che siamo a forte rischio che ancora una volta il famoso detto sell in May and go away possa trovare spazio nelle prossime settimane, perché appunto i prezzi hanno fatto una corsa abbastanza sincrona con quello che era l'andamento generale dell'economia e delle aziende in era pandemica, e quindi se anche adesso abbiamo dei dati promettenti, i prezzi uno sciacquone prima o poi potrebbero darlo, e parlo non a lungo termine, insomma parlo nel giro dei prossimi 45 giorni, con poi una fase di incertezza che potrebbe protrarsi ancora un po'. E se invece i dati si confermeranno e anche l'uscita da questa fase critica, la ripresa verso fine anno. In effetti, in vista anche di questo outlook economico piuttosto positivo, possiamo dire che ci sarà un ritorno verso i titoli ciclici anche in Europa? Mi sono perso un pezzo di domanda. Ci sarà un. No, stavo dicendo, ci sarà un ritorno significativo verso i titoli ciclici anche in Europa? Purtroppo c'è un problema di audio verso i titoli, non capisco, mi scuso, ma Mi sente? sì, però non ho capito la parola, un ritorno verso. No, le stavo No, le dicendo, stavo visto l'outlook economico che è economico piuttosto molto positivo, positivo, soprattutto verso la soprattutto seconda verso metà dell'anno, dell'anno. volevamo capire se ci sarà un ritorno più sostanzioso, sostanziale, anzi la parola più adatta verso i titoli ciclici anche a livello europeo e non solo negli Stati Uniti. Sì, credo che sia una domanda che contiene già la sua risposta, assolutamente corretta, quindi penso che possiamo ipotizzare questa cosa. Ritengo in generale che i mercati abbiano bisogno di una fase di scarico per poter poi approcciare la fine dell'anno, augurandoci che anche il contesto generale accompagni questa ripresa a di nuovo attaccare i massimi. Ecco. Però in questo momento i mercati sono chiaramente affaticati, chi più, chi meno, però grandi slanci in questo momento non sono prevedibili, e una rotazione appunto verso i ciclici ci sta assolutamente. Ecco, volevo dedicare un po' di tempo anche alle criptovalute, rimangono sempre estremamente interessanti. Soprattutto ci tenevo a ribadire che da inizio anno abbiamo visto un forte rialzo sia per quanto riguarda le materie prime, ma sia per quanto riguarda le criptovalute. Il Bitcoin in particolare attualmente è a quota 58.299 dollari, però l'abbiamo visto anche sopra quota 64.000, quindi è leggermente rallentato. Poi dall'altra parte rimane una delle criptovalute ormai mainstream, il Dogecoin, che è stato fortemente colpito questo weekend proprio da Elon Musk, nonostante il fatto che abbia recuperato un bel po' di terreno. Oggi cede a quasi il 10% dopo che Elon Musk, il sostenitore più importante appunto delle criptovalute, non solo il Dogecoin ma anche il Bitcoin, ha detto durante il Saturday Night Live che appunto il Doge crea tanta confusione. Innanzitutto le volevo chiedere che ci sarà un'accettazione più ampia da ora in avanti per quanto riguarda le criptovalute, e poi le chiedo naturalmente anche un commento in particolare sul Dogecoin. Bellissima domanda, bellissima introduzione. L'argomento è molto interessante. Intanto tenderei a scindere completamente la vicenda del Dogecoin da tutte le altre criptovalute, a cominciare proprio dal Bitcoin, che è un po' il progenitore di tutto il progetto delle criptovalute. Bitcoin è in una fase di chiara accumulazione di prezzi tra 52 e 60 mila dollari.
ha tutte le caratteristiche, questa dinamica, appunto per essere un'accumulazione in vista di nuovi slanci, e le applicazioni pratiche delle criptovalute che hanno progetti più interessanti, più validi, sono già cominciate da tempo, e Bitcoin ne è un esempio, visto che viene accettato ormai come mezzo di pagamento addirittura in alcuni paesi anche a livello fiscale. E così accadrà e sta accadendo anche per tante altre criptovalute che hanno dei partner importanti. Quindi tenderei anche a scollegare il fenomeno delle criptovalute da una cosa passeggera, perché ormai sono entrate, diciamo, nell'uso comune di una larga fascia di utenti, ma soprattutto la cosa importante è che questa fascia di utenti si sta amplificando, e che gli stessi progettisti delle criptovalute, rispetto a 4 anni fa, quando ci fu la prima grande ondata, sono molto più attenti al fatto che una criptovaluta, per avere un senso, deve prima o poi trovare uno sbocco come strumento monetario. Il discorso del Dogecoin invece è un discorso che io reputo ormai da casinò, dove un personaggio miliardario si diverte con i suoi tweet a far andare sulle montagne russe questa criptovaluta. È un giochino che personalmente non mi piace. Nei nostri portafogli di consulenza, sabato, quando ondeggiava vicino ai massimi storici, abbiamo dato, e siamo stati, devo dire, buon profeti, c'è anche un video, l'ordine di indicazione di liberarsene e di starsene alla larga. Poi, se uno ragiona sulle criptovalute come al casinò, benissimo, allora ci sta anche Dogecoin, ma siccome noi non ragioniamo nella logica del casinò, Dogecoin è una cosa assolutamente da evitare. No, io concordo con lei. Poi bisogna dire che confesso che tanti dei miei amici hanno acquistato il Dogecoin, ma poi quello che fa soprattutto impressione è che entra sempre di più nelle diverse piattaforme di scambi per quanto concerne proprio le criptovalute, le diverse piattaforme, mi riferisco di criptovalute. Le volevo chiedere però un parere anche su Ether, ovvero Ethereum, perché nelle ultime settimane, oggi tra l'altro in rialzo del 5%, un rialzo molto sostenuto, proprio nelle ultime settimane tra virgolette rubato la scena un po' al Bitcoin. Qual è il motivo? Perché sono due tra virgolette competitor anche per motivi di proprio di blockchain. Torno un attimo su Doge, nel senso che su Doge proprio questo allontanamento dalla criptovaluta è stato determinato proprio dagli ultimi ulteriori comportamenti bipolari di Elon Musk, che ci hanno convinto a darci un taglio. Quindi la fase precedente, sia pure con un peso limitato nei portafogli, l'abbiamo sfruttata, adesso è il momento veramente di darci un taglio. Per quello che riguarda invece Ethereum, direi che sono due cose abbastanza decorrelate, nel senso che Bitcoin ha una sua vita propria, è un mezzo di pagamento potenzialmente a 360 gradi, e in questo senso non dimenticherei anche gli eventuali sviluppi futuri di Bitcoin Cash. Mentre per quello che riguarda Ethereum è un fornitore di servizio per tutti coloro che pensano di creare criptovalute, o che viceversa le hanno già create, che quindi entrano in collegamento, in contatto con Ethereum per la creazione di nuovi token, di nuove monete. Quindi il buono stato di salute di Ethereum è lo specchio del buono stato di salute generale del comparto. E siccome ci sono tutte le premesse perché questo possa prolungarsi a lungo, sia pure all'interno della grande volatilità che caratterizza le criptovalute, Ethereum è sicuramente una componente importante di portafogli ben studiati, e all'interno di questo non dimenticherei anche Ethereum Classic, che è addirittura un'evoluzione più raffinata dell'Ethereum, e che in prospettiva, a differenza di tanti altri fork, la vedo avvicinarsi molto anche alla criptovaluta madre, come quotazione intendo. Ecco, questo era un punto piuttosto importante. Le volevo chiedere se c'è una qualsiasi correlazione tra il Bitcoin e l'oro, secondo lei. Ma insomma, diciamo che da un punto di vista della correlazione statistica è una correlazione abbastanza relativa, nel senso che in alcuni momenti tendono ad apparire abbastanza appaiati gli andamenti, in altre fasi si decorrelano in modo abbastanza vistoso. Questa accelerazione importante degli ultimi tempi delle criptovalute è stata, direi, ampiamente decorrelata dall'andamento dell'oro, che è rimasto sì a certi livelli, ma non ha certo accelerato in pari misura, nemmeno in proporzione. Devo dire che
c'è un collegamento ed è giusto fare questo tipo di valutazione, perché per molti la criptovaluta è diventata un bene rifugio. In questo punto vorrei anche sottolineare che un bene rifugio diventa credibile quando il max supply, cioè la massima tiratura, è già definita, perché per tanti progetti, compreso Doge, non si sa nemmeno quante monete potranno essere messe in circolazione, e questo aumenta la nostra diffidenza e il nostro scetticismo. E ultimissima domanda, che forse qua anche la regolamentazione avrà la sua parte, però come mai questa mancanza di fede, un po' di scetticismo da parte delle banche centrali nei confronti anche del Bitcoin, ma poi nello stesso tempo tutte quante sono in corsa per la creazione della propria moneta digitale? Poi bisogna dire che la Cina in questo momento sembra un po' proprio all'avanguardia, in quanto ha lanciato già le prove del yuan digitale. Ma direi che è evidentemente una situazione di conflitto di interessi, nel senso che le criptovalute stanno, nel momento in cui cominciano ad essere effettivamente utilizzate come mezzo di pagamento, con una velocità di scambio eccezionale, con dei costi che all'aumentare delle cifre diventano risibili, senza tutta l'impalcatura degli intermediari bancari, è chiaro che sono un concorrente pericoloso per le valute tradizionali, e di conseguenza le banche centrali tendono a entrare nel settore, evidentemente pensando di poter ritagliare e riprendersi un determinato spazio. Credo però che questo fenomeno delle criptovalute sia ormai irrefrenabile, quindi ripeto, pur all'interno della grande volatilità che è insita nel settore, ritengo che l'ingresso di valute nazionali nel mondo cripto non farà altro che aumentare proporzionalmente la volatilità di queste stesse valute rispetto a quello che è stato l'andamento tutto sommato abbastanza controllato, soprattutto per le valute principali come euro-dollaro, che da anni hanno dei range di valutazione abbastanza contenuti, soprattutto su time frame abbastanza brevi, come può essere il giornaliero. E viceversa, se dovessero andare in forma criptata, potrebbero a loro volta entrare in meccanismi speculativi al momento poco prevedibili. Ottimo, grazie mille Gianluca Braguzzi, Wealth Island, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie a tutti, buona giornata e buon lavoro.